Ciao Fabrizio, ci Ciao. racconti quali sono le novità per le piccole e medie imprese? Certo, abbiamo recentemente annunciato una nuova famiglia di switch, la serie 200, un nuovo router con una particolare vocazione di sicurezza, l'RV220, e un nuovo servizio di disaster recovery. Benissimo, iniziamo dalla serie 200. La serie 200 è una nuova serie di switch che si posiziona tra la serie 100, che è una serie di switch unmanaged, e la serie 200, che invece è una serie di switch fully managed. E la serie 200 invece è una serie di switch smart managed, ovvero gestibile principalmente attraverso interfaccia web, la quale offre una serie di prestazioni molto interessanti: risparmio energetico rispetto alle precedenti versioni, fino quasi al 60%, la possibilità di utilizzare velocità di trasferimento sulla rete locale gigabit su tutte le porte ed eventualmente anche power over Ethernet su alcuni modelli. Questo permette ad esempio di realizzare una rete di telefonia su IP, di sorveglianza su IP, alimentando direttamente i telefoni o le telecamere utilizzando gli switch della rete. Questo è un grande vantaggio in termini di semplificazione, sia per l'utente finale che può risparmiare sul numero dei punti elettrici che deve utilizzare all'interno dei propri uffici per alimentare i dispositivi IT, e allo stesso tempo permette di tenere sotto controllo il risparmio energetico utilizzando un unico dispositivo o una serie di dispositivi per erogare l'energia elettrica a tutti i dispositivi IT. Perfetto, semplicità e facilità di utilizzo, quindi. Assolutamente. Parliamo ora di router. L'RV220 è un router che integra le funzionalità di router, di VPN, di firewall, di switch gigabit 4 porte e access point wireless dual band, ovvero capace di trasportare informazioni sulla banda 2,5 GHz e 5 GHz secondo il protocollo 802.11n. In più questo router, oltre ad offrire ottime performance, offre anche un servizio aggiuntivo che è Trend Micro Protect Link Gateway, che permette di controllare l'accesso al web e segmentarne l'utilizzo in maniera tale da aumentare la produttività dei dipendenti durante le ore di lavoro. E parlavi prima di novità anche per le soluzioni di disaster recovery. Sì. Tutti i clienti che hanno acquisito o acquisiranno le soluzioni basate sugli Smart Storage NSS 320, 322, 24, 26 potranno, nell'eventualità che lo necessitino, di utilizzare un servizio on cloud, ovvero accedibile attraverso internet, per disaster recovery. Cosa vuol dire? Vuol dire che se utilizzo un sistema di storage all'interno della mia azienda per memorizzare tutte le informazioni critiche e importanti, se accadesse un incendio alla mia sede, al mio ufficio e andassero distrutti questi dati, io potrei perdere delle informazioni fondamentali. Onde evitare questa soluzione, ecco perché definiamo questo servizio di disaster recovery, è possibile stabilire se tutta il disco o l'unità di storage o porzioni dell'unità di storage devono essere memorizzate esternamente all'azienda su un servizio cloud MOSI offerto da un'azienda leader nel mondo dello storage che è EMC Square. E con i servizi offerti da Cisco Capital è facile anche acquistare questi nuovi Assolutamente. prodotti. Non solo questi prodotti hanno tutti quanti dei prezzi estremamente competitivi, ad esempio gli switch della serie 200 partono da un prezzo indicativo presso i rivenditori autorizzati da circa 220 euro, ma offrono anche la possibilità di essere acquistati attraverso un servizio di finanziamento Cisco Capital EasyLease a tasso zero. Benissimo. Sono solo da provare, quindi questi nuovi prodotti. Assolutamente, vanno provati, vanno testati e vanno messi alla prova. Grazie Fabrizio. Grazie.